Tutte le false promesse si sono susseguiti dai vari politici negli anni e stiamo vivendo, diciamo, l'ultima atrocità, che è quella di ArcelorMittal, dove praticamente ci ha promesso di venire qua a Taranto per risanare l'ambiente, rilanciare il territorio con questa fabbrica, e lamentiamo anche questo, che ArcelorMittal in questo anno di sua gestione non ha investito così come aveva promesso nei tavoli ministeriali, e stiamo cercando di chiedere alla politica di intervenire seriamente e risolverci questo problema, sia della salute e dell'ambiente, sia anche quello dell'occupazione. Consideriamo questa lotta una delle lotte più importanti per tutto il Paese. Non riguarda solo Taranto, cioè qui siamo di fronte a una multinazionale che ricatta su lavoro e salute e a un potere politico che accetta il ricatto della multinazionale su lavoro e salute. Se questo ricatto passa, noi avremo soldi pubblici dati a una multinazionale per licenziare e continuare a avvelenare la gente. Quindi, e questo sarà un principio che varrà non solo per ArcelorMittal, ma per tutto un paese che ha una serie importante di sistemi industriali in crisi e che quindi è a un bivio: o ritorna il sistema pubblico e le regole vere pubbliche, oppure diverrà saccheggiato dalle multinazionali. Ecco, noi siamo qui anche per impedire il saccheggio del paese, della sua salute e della sua vita da parte delle multinazionali.